E ciao ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qui con un video un po' diverso dal solito, lo ammetto, di solito parlo di videogiochi e recensioni e cose del genere, ma oggi facciamo un video un po' particolare, parliamo di questa qui, la Coca-Cola alla vaniglia. Tra l'altro, guardate che bello, cioè il logo con il fiore della vaniglia, bello bello bello. Ma voi vi chiederete, ma perché cazzo l'hai comprata? È nato tutto da un intreccio un po' strano. Allora, era la sera di tipo una settimana fa praticamente. Io stavo giocando alla PlayStation tranquillamente e mi chiedo, ma domani mi arriveranno i miei pacchi? Perché avevo preso dei pacchi su Amazon, no? E vabbè, vado a controllare. Guardo i miei ordini nella home e mi trovo le caramelle gommose della Haribo da 1 kg, quelle da bar, no? Nelle confezioni di plastica, quelle grandi, meravigliose, meravigliose, che mi ricordano molto i tempi andati in cui andavo al baretto e praticamente compravo caramelle da quei cavolo di, non sacchetti, ma avete capito, bene o male, dei cocci di plastica. Ho detto, ma ci sarà anche altro di roba strana da poter comprare, che sono curioso perché io sono sempre una persona molto, ma molto curiosa e non mi faccio mai i cazzi miei quando devo, perché dai, cioè, alla vaniglia, chi ci avrebbe scommesso? Neanche un cieco, neanche uno che non sente i sapori, cioè, quindi proprio, vabbè, vado a vedere, trovo la Coca-Cola alla vaniglia, dico, ma questa mi è nuova, non sapevo esistesse, ma quando l'hanno fatta sta roba che boh, io non l'ho mai sentita in vita mia? Dico, vabbè, guardo il prezzo, 40 euro, dico, 24 lattine. Dico, sono curioso, però mi scoccia a pagare quel prezzo. Vabbè, mi rimetto a giocare con la PlayStation tranquillamente così. Dopo un po' di, però penso, dico, cazzo, ma cioè, voglio provarla, perché la mia curiosità non riesce mai a frenarsi quando inizia addio, addio cuore, devo per forza fare quella cosa, mi prende di petto questa cosa e la devo fare. Allora, cosa faccio? Cosa faccio? Dico, vabbè, ascolta, per una volta nella vita chi se ne frega, la compro e pazienza. Alla fine spendo la modica cifra di 50 euro perché c'è anche la spedizione. Porca miseria, vabbè. Pazzo, sono un pazzo furioso. Poi dopo penso, ma se fa schifo, come faccio a berne 24 lattine? Perché dovete sapere che io sono un grande amante della Coca-Cola in generale, mi piace molto, è la mia bevanda preferita. E dico, cazzo, adesso se fa schifo è un casino, non riesco a berla tutta, cioè. Perché mi ricordo che all'epoca presi anche la Coca-Cola alla ciliegia. Ma questa è una lattina che trovai al supermercato vicino a casa e fece schifo tantissimo anche. E ho detto, vabbè, anche a me la vaniglia piace molto, sinceramente, la Coca-Cola mi piace molto, ho detto, vabbè, è un miscuglio un po' strano, però proviamo, proviamo. E mi arriva a casa, tutto gasato, vado a aprire la prima lattina, me la bevo un pochettino alla volta. E dico, ammazza che merda sta roba, fa veramente schifo. E allora scrivo ai miei amici dicendo, proprio una merda questa Coca-Cola alla vaniglia, guarda, ve la regalo quasi quasi, una testa e sono a posto, la svendo a tutti, insomma, pure ai vicini di casa, pure a, non so, ai gatti, ai cani, quello che è, a tutti, a tutti. Vabbè, ma però non mi scoraggio perché io sono una persona che non si scoraggia, deve accettare le cose, no? Deve combattere. Ne bevo una, ne bevo due, ne bevo tre. E dopo un po' mi dico, ma sai che questa Coca-Cola alla vaniglia spacca di brutto? È buona perché è di seta, è fresca, sa un po' di vaniglia. Ha quel sapore di vaniglia accentuato, niente di troppo, niente di poco meno. Cioè, è ottima, è ottima. Quindi da tipo a dire che merda sta roba, sono passato a dire che figata sta roba. Ovvio che non la comprerò mai perché costa troppo.
però è buona, cioè se mai dovessi andare all'estero un giorno, Covid permettendo, la comprerei perché è veramente molto molto buona. Ragazzi, consigliata per chi ama vaniglia e Coca-Cola, consigliata. Cioè, avevo molte remore all'inizio, anzi, quasi la detestavo. Dicevo, ma che schifo, ma come faccio a berne 24 lattine? Ero disperato, ero disperato. E poi pensavo ai soldi che avevo speso, dicevo, cazzo, ho speso 50 euro per della merda, sono un coglione. E invece alla fine si è rivelato un acquisto incredibile. Ho appurato che secondo me dovevo solo farci l'abitudine, perché all'inizio se pensi solo alla Coca-Cola ti sconvolge il fatto della vaniglia e non riesci ad assaporarla come dovresti, ma piano piano se ti abitui, intanto mortacci sua il profumo che spara la sostanza, che fa casino, vaffanculo, no, a parte gli scherzi. Ma pian piano, se uno si abitua e non pensa solo alla Coca-Cola, ma pensa anche comunque che c'è la vaniglia, così via, è una cosa anche mentale, secondo me, perché siamo abituati, asfissiati dal sapore della Coca-Cola originale. E appena ci soffermiamo su qualcosa di nuovo, con sapore di Coca-Cola, ma con l'aggiunta di altro, diciamo subito che fa schifo perché non siamo abituati. Quindi, ragazzi, questo mi insegna una cosa, che deve essere un motto di vita. Nella vita rischiare è importante per scoprire nuove cose e per permettersi di darsi nuove possibilità. Rischiare è importante quando si può, con estrema calma e bisogna pensarci, però bisogna anche rischiare nella vita per avere certe cose. Beh, questo è un paragone stupido, una Coca-Cola, cioè chi se ne frega, però è comunque una filosofia di vita che a volte molta gente non usa, non si butta, rimane nel suo mondo e non si butta in altri mondi che non conosce. E invece bisogna sempre espandersi e rischiare perché sennò non si arriverà mai da nessuna parte. Momento filosofico a parte, mi mando a fanculo da solo e niente, ci becchiamo alla prossima avventura strana che sicuramente accadrà. Fatemi sapere se vi piacciono video di questo tipo, perché potrei pensare di portare un nuovo format in cui compro roba strana da Amazon e poi ve la recensisco. Che ne dite? Ciao ragazzi!